tutti, oggi sono qua per un nuovo video natalizio, sempre con il mio solito maglione perché è l'unico maglione natalizio che ho qua. E questa volta siamo qua per parlare di libri e fumetti. Oggi vi consiglierò 15 titoli che secondo me sono perfetti da regalare. Non necessariamente a Natale, però visto che si avvicina, perché no? Ve lo dico già da adesso, non sono libri ambientati a Natale, non sono libri che parlano del Natale, ma secondo me sono perfetti da essere regalati perché sono libri che lasciano qualche cosa, che donano qualcosa. Sono anche tutti libri e fumetti a volume unico, in modo da non dover obbligare la persona a cui fate un regalo di doversi impegnare o per forza acquistare i seguiti per sapere come va a finire. I primi due libri che voglio consigliarvi fanno parte della categoria self-help, quindi libri di autoaiuto. Il primo in particolare è Kintsukuroi, l'arte giapponese di curare le ferite dell'anima, di Thomas Navarro. Questo è il titolo perfetto per tutte quelle persone che si trovano in un momento di difficoltà, vuoi perché hanno perso il lavoro, perché si sono dovute trasferire, si sono lasciate, hanno perso un loro caro. Questo titolo mi ha veramente aiutata nel momento in cui ho perso ad esempio mia nonna, mi ha fatto riflettere molto sulle cose veramente importanti della vita, mi ha aiutata ad abbracciare il dolore e a trovare un modo per uscire da una spirale di negatività che non mi stava portando da nessuna parte. Il secondo libro è Tu sei un duro. Smettila di dubitare di quanto sei forte e inizia a vivere alla grande di Jen Sincero. Questo è stato uno dei libri più motivanti che ho letto negli ultimi mesi. Mi ha dato tanta energia positiva. È ricco di citazioni da veramente tatuarsi o segnarsi comunque ad esempio nella propria agenda, che sono frasi ad effetto senza essere scontate o stucchevoli, ma sono in realtà delle piccole frasi che ti aiutano veramente a pensare in maniera diversa. Ovviamente non è un libro di citazioni, è un libro strutturato. Affronta man mano diversi argomenti e a me personalmente ha aiutato a sentirmi più sicura di me, a farmi influenzare meno dal giudizio delle altre persone. È il libro perfetto se avete un amico che magari è una forza della natura, ma lui non è convinto, si sente poco sicuro delle sue capacità, o magari si è appena laureato o ha appena iniziato un nuovo lavoro. Secondo me è in realtà un libro adatto veramente a chiunque, perché aiuta a tirare fuori un po' più di grinta e motiva veramente tanto. Passiamo ora a due libri invece che ho pensato per gli amanti del Giappone, diciamo antico e tradizionale. Il primo è un manga autoconclusivo, ovvero Le anime di Edo di Koichi Masara. Si tratta di una raccolta di storie più o meno collegate fra loro, ambientate appunto nel periodo diciamo antico del Giappone, si lega tantissimo agli usi, ai costumi, alle tradizioni. Nonostante si parli tanto di antichi valori, ci si può rivedere tanto in queste storie, perché si parla di famiglia, di legami sentimentali, del senso del dovere, e lo si fa in una maniera un po' moderna. Il tratto infatti di questo autore lo trovo molto moderno e diversissimo dai soliti manga. È un titolo secondo me perfetto, che consiglio tutte le volte a quelle persone che magari non hanno mai letto un fumetto giapponese, non hanno mai letto manga e quindi non sanno da dove partire. Secondo me questa raccolta può essere l'ottimo punto di partenza. Passiamo poi a Mille Gru di Yasunari Kawabata, diciamo un classico della letteratura giapponese. È secondo me perfetto per chi ama proprio i valori antichi, le tradizioni, ad esempio la cerimonia del tè, a chi è affascinato da questa mentalità giapponese così lontana e diversa dalla nostra. Al centro della storia c'è un po' un intrigo amoroso. Il protagonista è un uomo circondato da donne, le amanti del padre ormai defunto, la figlia di una di queste amanti e poi un'altra ragazza con cui probabilmente si combinerà il suo matrimonio. Sembra un po' di leggere una sorta di soap opera, però diversa, perché comunque c'è di base una filosofia orientale molto diversa dalla nostra. Rimanendo sempre in terra orientale, ma spostandoci più verso quelle persone che amano le storie particolarmente sentimentali e che amano piangere durante la lettura, vi consiglio Gridare amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama. È una storia abbastanza breve che parla di perdita. I protagonisti sono molto giovani, sono due adolescenti diciamo
innamorati, ma lei ha una malattia che la porterà poi a morire. Questo avviene nelle primissime pagine e noi seguiamo il percorso anche dei pensieri che hanno portato questi due ragazzi a conoscersi, a iniziare a frequentarsi e poi amarsi, soprattutto il post. Vediamo tutto attraverso gli occhi di lui, di come affronta questa perdita. Ci sono tante belle riflessioni sulla vita, sulla morte. Ho trovato particolarmente toccanti i momenti in cui il protagonista si confronta con il nonno, appunto sulla morte. Detta così potrebbe sembrare una storia estremamente triste, per certi versi lo può essere, ma secondo me il messaggio finale dell'opera è super positivo. Altro titolo da preparati fazzoletti è Soul Guide di Goro Zhao. Questo fumetto è una raccolta di storie, anche in questo caso più o meno collegate fra loro, dalla figura del traghettatore d'anime, diciamo, la guida di anime. Anche in questo caso si parla di perdita, soprattutto dei propri cari, che siano familiari, persone che si è magari stimato in un qualche modo, che si è amato. Viene tutto raccontato con estrema delicatezza, i disegni sono veramente meravigliosi da guardare, infondono una profondissima pace. Anche i colori sono veramente molto molto delicati e anche in questo caso, nonostante le tematiche principali siano il dolore, la sofferenza, la morte, il lutto, ogni storia conduce verso comunque una luce di speranza, porta comunque un messaggio molto positivo. Non sono letture che ti fanno deprimere, sono letture che ti commuovono perché parlano di qualche cosa che tutti abbiamo sperimentato e che al termine della storia cercano comunque di trovare il positivo. Un altro fumetto che voglio consigliarvi è Rughe di Paco Roca. In questo caso ci troviamo di fronte ad una persona anziana che soffre d'Alzheimer e che viene portata in un centro, diciamo, per anziani, un po' un ospizio. Vediamo la vita in questa struttura attraverso gli occhi delle persone che ci stanno, che spesso vengono abbandonate dalla propria famiglia, vengono un po' emarginate anche dalla società perché raggiunta una certa età magari non sono più utili, sono solo una fonte di problemi perché magari la vecchiaia porta anche malattia, difficoltà ad essere sempre più indipendenti, eccetera eccetera, e quindi queste persone vengono semplicemente rinchiuse, diciamo, e abbandonate spesso dalla famiglia. Questa lettura, al contrario delle precedenti, è molto toccante e dolorosa e non ha grandissimi spiragli di luce, a parer mio, ma è comunque molto importante perché fa riflettere sul modo che abbiamo di vedere appunto le persone anziane. E secondo me ci sono veramente pochissime opere che trattano il tema della vecchiaia in maniera così dura, come per dire sveglia, come stai trattando le persone anziane? Prima o poi anche tu diventerai vecchio, è così che vorresti essere trattato? È quindi un'opera per quelle persone che amano il fumetto, amano le storie, diciamo, impegnate anche dal punto di vista sociale e che vogliono una lettura veramente d'impatto. Altro titolo che fa riflettere molto, a parer mio, ma in maniera, diciamo, più soft, è Se i gatti scomparissero dal mondo, di Genki Kawamura. È in questo caso un libricino che parte con una premessa un po' bizzarra. Il protagonista della storia scopre da un giorno all'altro che gli sono rimasti pochissimi giorni di vita. Gli si presenta però il diavolo che gli propone di allungargli la vita di un giorno in cambio di qualche cosa. Deve rinunciare essenzialmente a qualcosa, può essere un orologio, dei film, la musica, e lui quindi vivrà un giorno in più ma in un mondo senza questi oggetti. È un viaggio molto introspettivo nella vita del protagonista, che porta a riflettere su tantissime tematiche della vita, il lavoro, le relazioni passate. Se conoscete una persona che ama particolarmente i gatti, secondo me questo libro gli piacerà particolarmente, perché pian piano i gatti sono sempre più protagonisti, soprattutto il legame speciale che si crea fra gatto e padrone.
Faccio così perché sappiamo che il vero padrone di casa è sempre il gatto. Un libro secondo me molto carino da regalare in famiglia, soprattutto se avete fratelli, è Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol. Forse avete già sentito nominare questo titolo perché penso sia uscito recentemente il film o sta per uscire, non ricordo. In ogni caso questa è la storia vera dell'autore, che è un ragazzo tra l'altro giovanissimo, del 97, che racconta appunto la sua infanzia, il momento in cui scopre che sta per arrivare un nuovo fratellino e gli viene presentato come un fratellino speciale perché è affetto da trisomia 21, la sindrome di Down. E vediamo quindi l'approccio di un bambino che magari non capisce in che cosa veramente sia diverso suo fratello, perché ok, magari ha gli occhi un po' più a mandorla, ma non ha superpoteri, non ha artigli, non ha nulla di diverso, no? E poi man mano crescendo con l'adolescenza iniziano ad arrivare i primi problemi, i primi conflitti. È una storia secondo me veramente molto molto tenera, soprattutto perché è narrata dal punto di vista comunque di un ragazzo che racconta in maniera sincera il suo percorso di conoscimento, di amicizia, a volte anche di litigio appunto con il nuovo fratello. Parlando di storie vere, se avete un conoscente, un amico o in famiglia qualcuno che apprezza particolarmente le storie vere, la non fiction, e magari vorrebbe leggere un fumetto al riguardo, titolo stra consigliato è Le Malerbe. In questo caso devo leggere il nome dell'autrice perché non me lo ricordo mai, ovvero Keum-suk Gendry Kim. In pratica questa artista coreana ha intervistato una signora, una nonna, che durante il periodo della guerra, proprio da ragazzina, è stata rapita e costretta a prostituirsi, ad affidare, diciamo, il suo corpo per dare piacere all'esercito giapponese. Una storia che si è tentato di negare negli anni perché non si voleva ammettere che durante il periodo della guerra, appunto, molte ragazzine, molte anche bambine venissero rapite o comunque portate in questi, diciamo, campi dove sostava l'esercito con l'inganno o con la forza, ed erano appunto costrette a dare piacere. E la storia viene proprio narrata da una donna sopravvissuta che racconta quindi la sua infanzia, questo momento molto buio della sua vita e il dopo. Avete un amico super appassionato di libri, lettura, librerie, che non sapete veramente più che cosa regalargli? Vi consiglio La mia meravigliosa libreria di Petra Hartlieb. Questa è la storia propria dell'autrice, che da sempre ha avuto comunque una grande passione per la lettura, e arriva a un momento nella sua vita in cui fa una pazzia: acquista una libreria. Lei e suo marito quindi lasciano, tra virgolette, il lavoro sicuro che avevano e danno anima e corpo in questa libreria indipendente. È un libro che svela un po', diciamo, i retroscena dietro alle librerie, soprattutto indipendenti, che parla molto della lotta appunto delle librerie contro la grande distribuzione, in particolare Amazon. È la storia praticamente di chi aveva un sogno nel cassetto e un giorno decide di buttarsi in questa impresa. Infine, per gli amanti dei gialli, ho due titoli da consigliarvi, non Agatha Christie, non questa volta. Il primo è Come sabbia tra le dita di Seiichi Matsumoto, autore che forse conoscerete per Tokyo Express. Questo titolo forse è il meno famoso dei tre pubblicati qua in Italia, ma io l'ho apprezzato particolarmente perché è geniale. In pratica viene ritrovato il cadavere di un uomo, ma è praticamente irriconoscibile e l'indagine sembra non portare da nessuna parte. Dopo aver interrogato comunque le persone nei paraggi della stazione dove viene ritrovato il cadavere, sembra che sia arrivati ad un punto morto, finché non arriva qualcuno che riconosce appunto il cadavere, da lì ripartono le indagini. Come vi dicevo, una storia secondo me geniale, quasi quasi ai livelli della Christie, quindi
Se è una scrittrice che vi piace molto e siete alla ricerca di un nuovo giallo, io questo ve lo consiglio. Se di gialli ne avete letti praticamente a bizzeffe e pensate di non poter più rimanere stupiti da nulla, il titolo che vi consiglio, o comunque che consiglio alla persona a cui volete insomma fare un regalo, visto che effettivamente è di questo che stiamo parlando, quindi vabbè, ricominciamo. Se avete invece un amico che ormai di gialli ne ha letti a bizzeffe e non sa più che pesci pigliare, il titolo che vi consiglio di regalargli è Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Tarton. Questo non è il classico giallo. È un libro che si svolge su più piani e che è molto difficile da spiegare senza fare spoiler. Vi basti sapere però che il protagonista della storia è costretto a risolvere un caso d'omicidio e per farlo ogni giorno si sveglierà nel corpo di una persona diversa che ha partecipato comunque alla festa organizzata dagli Hardcastle e in cui viene appunto ucciso Evelyn. Questi erano quindi i 15 titoli che volevo consigliarvi da regalare a Natale per chi festeggia il compleanno sotto le feste o in generale. Fatemi ovviamente sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ditemi un libro o un fumetto che voi consigliereste da regalare in questo periodo. Qua sotto in descrizione trovate tutti i libri e fumetti che ho citato, quindi se vi è sfuggito qualche cosa non preoccupatevi. Trovate inoltre tutti i link ai video natalizi che ho fatto anche gli scorsi anni, i post sul blog dedicati a che cosa regalare, ad esempio a mamma e papà, al proprio compagno, altri libri natalizi, eccetera eccetera. Insomma, trovate veramente un sacco di risorse qua sotto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!